Buongiorno mister, Carmine Troisi Telefoggia. Beh, si va a Viterbo, forse è arrivato il momento del primo squillo esterno. Finora, diciamo, il Foggia, lontano dallo Zaccheria, non ha raccolto molto. Adesso però che tutto sembra essere cambiato, potrebbe essere questa la trasferta giusta? Buongiorno a tutti, andiamo a giocarcela, quindi che sia questa lo speriamo tutti, però è una partita molto complicata contro una squadra ben allenata e con dei giocatori bravi, penso ai due giocatori davanti, Polidori e Marotta, quindi non sarà una partita semplice, però come non lo sono state tutte quelle che il Foggia ha disputato e quelle che io ho visto di persona. Quindi andiamo lì e faremo la nostra partita. Preparati, i ragazzi hanno lavorato, abbiamo fatto una settimana intensa di lavoro, abbiamo caricato parecchio, parecchio e quindi insomma andiamo consapevoli che possiamo andare a giocarci la nostra partita. Sarà costretto a rinunciare ad uno dei giocatori che nelle ultime settimane si è messo, insomma, più in mostra, Dursi, che sembrerebbe non essere al top della condizione. In compenso recupera Vutai e ci avviciniamo a un altro ciclo, un altro tour de force, perché il Foggia giocherà poi durante la settimana in Coppa, poi l'Avellino di nuovo in campionato. Tutto questo inciderà in quelle che saranno le sue scelte. No, come ho già detto prima della settimana dove ci sono state le tre partite, io affronto, penso alla partita che arriva e quindi la partita importante è domani e da lì poi dopo in base a quello che sarà successo domani per quanto riguarda proprio le scelte, per quanto riguarda la condizione, per quanto riguarda qualsiasi tipo di problema farò le valutazioni per la partita di Coppa Italia. Però non posso e non voglio innanzitutto, ma non posso pensare a lungo termine, ma alla partita di domani. Buongiorno mister, Buongiorno. Lelio Scarano, Foggia TV. Sul piano dell'impostazione degli allenamenti, come sta rispondendo? Immagino, noi possiamo seguirli, immagino che lei stia cambiando un po' la metodologia per preparare i calciatori al suo modo di vedere il calcio, che probabilmente è diverso da chi l'ha preceduto. Come stanno rispondendo e sul piano fisico della reattività, come vede la squadra? Beh, sicuramente io sto allenando per quelle che sono le mie idee di allenamento assieme al mio preparatore a Botto e la squadra sta rispondendo bene, stanno lavorando tanto, però è un modo di lavorare che conosciamo, quindi conosciamo anche quanto caricare, quanto poi più ci si avvicina alla partita, quanto andare ad abbassare magari la richiesta, però in quello che facciamo ci deve essere sempre grande intensità, anche se una richiesta di un minuto perché sto preparando la partita, in quel minuto voglio la massima intensità, quindi sto lavorando in E questo che risposta senso. sta avendo dal campo la domenica, cioè voglio dire durante la partita ufficiale? Non siamo ancora quelli che voglio io che la mia squadra sia, però insomma, vedo dei miglioramenti, vedo dei miglioramenti in quello che è la riaggressione, tutte queste cose qui che ti permette, puoi farle questo soltanto se una condizione fisica ti permette di poter riattaccare quando perdi la palla e in questo si stanno sforzando molto, lo stanno facendo. Sabato siamo arrivati abbastanza stanchi alla fine, anche perché il primo tempo è stato un primo tempo brutto, ma è stato un primo tempo di corse non a modo per quello che doveva essere la partita, però hanno speso tanto anche il primo tempo, il secondo tempo è stata una grandissima reazione, quindi hanno spinto ancora di più, siamo arrivati alla fine abbastanza stanchi, però conto che la squadra ogni giorno in più che passa possa migliorare. Bene una settimana intera di lavoro, una settimana con la partita infrasettimanale, chiaramente non ti dà la possibilità di caricare come abbiamo fatto questa settimana. Ci sto con qualche domanda in più, se no nessuno ha. Lei chiaramente insisterà su questo modulo che mi pare a questo punto sia quello
che possa dare maggiori risposte sul piano dei risultati e per quello che è il materiale umano che ha a disposizione. Lei ha parlato che nella prima fase giustamente ha pensato di dare compattezza alla squadra, soprattutto lavorando sulla fase difensiva. A che punto è invece il lavoro sulla la fase offensiva del gruppo? Questa settimana abbiamo avuto anche il tempo di poter lavorare anche sotto l'aspetto offensivo un po' più nel dettaglio. A me piace che i miei giocatori tirino in porta, quindi abbiamo fatto sedute anche per il tiro in porta, azioni di gioco nello sviluppo, insomma abbiamo fatto un qualcosa in più rispetto a prima. Ho sempre detto dall'inizio la bacchetta magica, almeno io non ce l'ho, quindi lavoro, costanza, ripetitività, perché io penso che più ripeti qualcosa e più entra nella testa dei giocatori, e chiedo sempre disponibilità, e in questo i ragazzi me la stanno dando, fermo restando che, ripeto, la bacchetta magica non ce l'ho e quindi bisogna continuare, e loro devono sforzarsi in tutto quello che si fa per avere voglia di fare gol, anche in allenamento. Se non fai gol in allenamento non puoi pensare di fare gol la domenica. Il gol della domenica non è mai un caso, è qualcosa che vai a cercare, ma che non puoi allenare soltanto alla domenica, ma lo devi allenare nel quotidiano, e in questo io sono un martello, perché ogni volta che si arriva vicino alla porta devono fare gol e basta, devono pensare a fare gol, punto e basta. L'ultima, ha notato che le interferenze esterne al terreno di gioco possano aver influenzato il lavoro della squadra? Vede il gruppo tranquillo, siete riusciti a isolarli da quello che sta accadendo fuori? Io penso ad allenare la mia squadra e mi concentro ad allenare la squadra. I ragazzi hanno risposto a tutte le sollecitazioni che gli ho dato, quindi quello che è esterno a me non interessa, e a me interessa la mia squadra e basta. Salve mister. Salve. Alessandro Tosques di Foggia Today. Mi allaccio un po' a una delle domande che ha fatto Lello sulla fase offensiva. L'assenza eventuale di Dursi, cioè, che cosa cambia nello sviluppo dell'azione, visto che lei spesso ha esaltato le qualità del ragazzo, che ha degli strappi che effettivamente non ha nessun altro nella rosa? Come può cambiare, se può cambiare qualcosa? Ma devo decidere se far giocare Ogunsei o Tonin. Chiaramente le caratteristiche dei due giocatori sono diversi, meno mobile Ogunsei, più mobile Tonin, che anche lui ha un attacco della profondità importante. Devo fare questa valutazione, però è chiaro che con Ogunsei devi giocare più palla addosso e con Tonin invece puoi giocare un po' più palla nello spazio, considerando che c'hai anche Vutai che è un giocatore d'area di rigore, quindi l'obiettivo principale è quello di riempire l'area. Dopodiché chi lavora a fianco dovrà adeguarsi a quelle che sono le caratteristiche uno dell'altro. Ripeto, questo è un dubbio che ho e me lo porterò fino a domani, però i ragazzi sanno quello che vogliono, quello che voglio, e quello che vogliono anche loro, perché anche loro sanno quello che vogliono, non sono stupidi, sanno la bellezza, ripeto, di poter esaltare questa città, e quindi farò le valutazioni tra stasera e domani mattina e prenderò una decisione. Però in questo senso abbiamo giocato settimana scorsa anche con Ogunsei, che ha fatto un'ottima partita, ha lavorato molto, si è sacrificato, era sfinito alla fine, perché io voglio che gli attaccanti lavorino, devono lavorare, devono essere i primi difensori della squadra. Se non fai quel lavoro, ma l'ho già detto anche a voi, non possono giocare nella mia squadra. Per il resto ci sono altri indisponibili oppure la rosa è al completo? No, il resto abbiamo recuperato tutti, ma l'uomo sta bene, tutti recuperati. Buongiorno mister. Buongiorno. Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Torno su una delle domande che le ha rivolto il collega Scarano. Volevo chiederle, in parte ha già risposto, però volevo chiederle qualcosa in più. L'arresto di un presidente non è mai una sciocchezza per una società di calcio, per quanto in questo caso si tratti di vicende che non hanno a che fare con la gestione sportiva e calcistica della società. Per quella che è la sua esperienza nel calcio,
è qualcosa che può incidere su una squadra, in che modo? Lei ha detto qualcosa di particolare in questo in settimana alla squadra, perché il suo cammino è cominciato in salita, lei lo sapeva prima di arrivare, con cambio di mentalità, cambi tattici, lavoro, state riportando in carreggiata la squadra. Pensa che questo possa rappresentare invece un ulteriore ostacolo oppure no? Intanto non parlo di cose che non conosco e quindi non spreco parole se non conosco. Io non ho detto praticamente niente alla squadra, non ho avuto questa necessità, perché loro hanno capito come penso, cosa penso io, come la penso e che cosa voglio, e quindi non ho avuto la necessità di dire niente al gruppo. Quindi quello che succederà non vedremo nel cammino, ma ripeto, non posso permettermi di parlare di qualcosa che non conosco. Ci teneva prima dell'Andria a sottolineare che fosse uno scontro salvezza, e anche così in questo caso, valutando la classifica al momento, come va presentata e inquadrata questa partita? Hanno 10 punti, noi 11, quindi è assolutamente uno scontro diretto, e gli scontri diretti, così come tutte le partite, vanno affrontati al massimo. Noi siamo in una posizione tale che dobbiamo cercare di non sbagliare mai, e quindi è una partita importantissima che vale 3 punti come tutte le altre partite, ed è uno scontro diretto perché sono subito dietro di noi. Noi conosciamo Filippi perché è stato diversi anni fa difensore qui del Foggia, e Fumagalli che in epoca più recente è stato portiere qui dal 2019 al 2021. Ci può presentare un po' il resto della squadra? Accennava qualcosa al reparto avanzato, che squadra è la Viterbese, come gioca a calcio e quindi che tipo di partita secondo lei potrà venire fuori domani? Grazie. È una squadra che prova a giocare, è una squadra che ha nei difensori giocatori, soprattutto il Ricci, difensore centrale, un buon piede destro che cerca sempre di saltare linee di passaggio con una palla nella difficoltà e non con una palla profonda per il quinto loro. In mezzo al campo hanno buona tecnica, hanno però 2 attaccanti che sono 2 giocatori di categoria importanti. Marotta non devo stare a spiegarvelo io, Polidori ha fatto una stagione ad Arezzo 4 anni fa quando io ero a Como straordinaria, ed è un giocatore tecnico che sente la porta. Affrontiamo una squadra che ha delle individualità importanti, organizzata, allenata bene, perché Filippi la sta allenando bene, e quindi sarà una bella partita. Io sono consapevole delle difficoltà che andremo a trovare domani, e abbiamo lavorato per cercare di mettere in difficoltà la Viterbese con le nostre armi. Salve mister, salve. Buongiorno. Mimmo buongiorno. Attini, solo Foggia e Radio Irene. Volevo chiederle, nell'ultima conferenza stampa ha detto che adesso voleva un po' di qualità, nello specifico si riferiva a Schenetti, Peralta. Come siamo messi con la qualità? Ho detto che dobbiamo cercare di inserire più qualità. I ragazzi stanno lavorando. La cosa su cui sono molto contento è che non si sono persi in un momento dove non stanno giocando, perché Peralta ha giocato 5 minuti, Schianetti dopo la prima partita non ha più giocato, e quindi stanno lavorando, stanno cercando di capire dove possono essere collocati in un 3-5-2, sistema di gioco che stiamo facendo adesso, e lo stanno facendo con grande impegno. Quindi è un processo di crescita, è un processo di adattamento a qualcosa che sicuramente li fa sforzare in qualcosa in cui non erano abituati, però la realtà è questa, l'allenatore sono io, le scelte le faccio io, e quindi si devono mettere tutti nell'ordine di rispettare le scelte e mettersi nelle condizioni di farsi scegliere.